L'idea, come sempre, è quella di creare dei format esclusivi, dare all'evento una sua caratteristica. In questo caso ci troviamo a Torella, il paese del papà di Sergio Leone. Come sempre, l'impegno di Omast è quello di mettere insieme il territorio e creare degli eventi unici. E il lavoro svolto è stato sicuramente attraverso i giovani di Torella, in questo caso la Proloco Candriano, che sono stati appunto sensibilizzati verso questo tipo di evento. C'è stata una forte comunicazione web, siamo usciti diciamo sul Mattino Nazionale, su Repubblica di Napoli, sul Corriere del Mezzogiorno e sul web, insomma, tantissime visualizzazioni dello spot di Sapori Antichi, di cui la regia è di Giuseppe Falagario, e insomma tutta la squadra Omast a completo per realizzare questo nuovo evento che ha dato come sempre i suoi buoni frutti. Nasce 24 anni fa e da 2 anni, come Proloco Candriano, abbiamo deciso di dare una nuova vita a questo evento. Abbiamo pensato di contaminare le nostre radici irpine con le nostre radici western. Dallo scorso anno abbiamo capito che questo evento era un evento che poteva piacere ad un pubblico un po' più ampio, più largo, tant'è vero che quest'anno abbiamo avuto un gran numero di presenze e tutti vestiti western, chi con il cappello, chi con una pistola, chi con un fucile finto, hanno accomunato il nostro obiettivo, quindi noi vogliamo questo, vogliamo che le persone vengano a visitare Torella per le cose storiche che può avere e divertirsi insieme a noi. A proposito, come si chiamano gli abitanti di Torella? La mia sembra una domanda stupida, non lo è, perché vai sempre nei posti e a prescindere diciamo da quelli che conosci bisogna chiamarli nel modo giusto, perché per esempio la settimana scorsa ero a Rimini è una cittadina, ho detto buonasera Rimini, buonasera riminesi e mi è andata bene. Il giorno dopo già mi è andata meno bene perché ero a Riccione. Le Lombardie è un piccolo comune della provincia di Avellino, siamo in 2000 abitanti più o meno, ma da qualche anno stiamo cercando di coltivare un sogno grandissimo, che è quello, nella grande tradizione del cinema western, che qui da noi è viva grazie a Sergio Leone, grazie alla famiglia Leone che qui trova le sue origini, stiamo cercando di coniugare quello che era il grande cinema western con le tradizioni popolari. Un afflusso di pubblico bellissimo, fantastico, sono arrivati da tutte le province della nostra bellissima Campania e ci hanno onorati con la loro presenza. Cerchiamo di valorizzare le produzioni locali,
E quando dico produzione locale non intendo solo i prodotti della terra, ma anche il capitale umano di questo piccolo paese. Ci sono decine di giovani ragazzi scenografi, di giovani professionisti che si stanno impegnando notte e giorno in maniera da volontari per costruire questo set.